sono sistemista Linux sostanzialmente da più di 20 anni, ho iniziato a lavorare con Puppet da più di 10 anni e sono un CTO, un'azienda di 2 persone, in Xamarin 42 GmbH, quindi sì, ho un socio, e sono autore di una serie di moduli Puppet un po' particolari, un po' opinionati, come Guppy, Tiny Puppet e Sick, sui vari media, un po' come alla grande. Chi siamo noi? Beh, posso chiederlo direttamente a questo punto. Comunque, mi aspetto che gente che lavora nell'IT, sistemisti, DevOps, gente che comunque ha a che fare tendenzialmente con strumenti di configuration management classici come Puppet, Ansible, Chef, Solte, SetEngine e via andando. Credo tutti sappiamo cosa significa l'infrastruttura SCOD, quel codice e quei dati che noi possiamo ottenere in un repository che può essere versionato e che descrivono qual è lo stato della nostra infrastruttura, e quindi sostanzialmente è il codice che definisce la nostra infrastruttura. Inutile dire che nel momento in cui il nostro è trattato come codice, versionato, in quanto tale può essere testato, verificato, possiamo sapere da history del nostro repository Git quali sono state le modifiche sull'infrastruttura legate alle modifiche del nostro codice. E quindi sono una serie di benefici, diciamo, legati più al mondo dello sviluppo, che sono quasi qua, cioè sono di fatto poi diventano anche parte del background di un sistemista che gestisce i propri sistemi. Quali sono i pains e i dolori di chi ha a che fare con infrastruttura SCOD? Ma sostanzialmente, tipicamente, quelli più classici sono quando si fa qualcosa e quei effetti non sono quelli attesi. Vuoi un file di configurazione per una modifica che viene modificato in modo sbagliato, vuoi una modifica che viene fatta sui server sbagliati, vuoi un effetto del nostro cambio di configurazione che crea qualunque servizio sui gestiti servizi che c'erano sui sistemi serviti, e quindi insomma una serie di attività e di failures che possono accadere, calano costantemente, per i quali però in realtà non ci sono grossi di grosse vere difficoltà a mitigarli o evitarli. Per quanto riguarda i problemi più comuni, la prevenzione è abbastanza semplice. Intanto è la conoscenza che fa la differenza. Se noi conosciamo lo strumento con cui abbiamo a che fare, conosciamo la nostra code base, conosciamo i dati eventualmente che il nostro codice utilizza per fare cambiamenti sull'infrastruttura, sappiamo anche sostanzialmente quando cambiamo qualcosa, quali effetti può avere sui nostri server. Ma la serie è facile a dirlo, è difficile poi averla, la conoscenza, e di qui poi la considerazione che sostanzialmente nel mondo DevOps è importante che non tanto lo strumento che si usa, ma conoscere lo strumento che si usa, e forse questo fa la differenza. Inutile dire poi che modi comodi per prevenire problemi legati a change e infrastruttura non voluti sono testarli, i nostri change, i nostri cambiamenti, ma anche se c'è un team di persone che ci lavora a fare peer review sul change, quindi qualsiasi comment sul codice che vanno a impattare su sistemi di produzione, comunque magari passare un workflow che prevede l'approvazione almeno di qualcun altro per chi ha fatto. Insomma, cose di common sense che valgono in particolare per l'infrastruttura del codice, cioè del codice di infrastruttura, ma vale per qualsiasi genere, per qualsiasi tipo di codice. E anche qui ovviamente automatizzare quello che si testa è chiave per poter fare un workflow più agile, più serio, più veloce, per non perdere tempo a cercare di testare le nostre cose. Oltre ai comuni problemi che normalmente abbiamo a che fare quando lavoriamo con infrastrutture e la SCOD, abbiamo anche grossi problemi centralizzati, distribuiti, cioè quando si fa un danno lo si fa come si deve, quando si lavora con strumenti simili. Ma anche qui a volte sono danni che sono legati a piccoli errori, piccoli effetti indesiderati che non erano prevedibili o facilmente prevedibili, che però magari erano facilmente testabili e non sono detestati, oppure sono legati a problemi legati a mancanza, a scarsa conoscenza del codice o dei dati con cui abbiamo a che fare, che poi hanno effetti collaterali disastrosi. Questo va avanti da conto suo, perché io schiaccio tasti e non serve. Ok, quindi anche in questo caso, prevenzioni, quali sono i big failure, problemi che hanno un impatto sulla produzione importante, sono sostanzialmente gli stessi tipi di logiche e prevenzioni che si hanno in genere per prevenire ogni tipo di problemi. In più si possono aggiungere alcune accortezze, tipo per esempio se si lavora su
non in produzione, con Puppet, ad esempio, se lavori con un agente che gira costantemente, ogni 30 minuti che il fuoco applica le configurazioni previste sulle macchine, magari le macchine più critiche non le facciamo applicare in modalità enforcing, diciamo, usiamo un interno rotto che ti fa vedere cosa cambierebbe, ma non te la cambia, quindi hai il controllo comunque su quello che impatta la produzione. Così come è utile avere modalità di rollout del codice progressivo, che si possa bloccare se ci sono dei early warning, magari usare un nodo di canarini dove si applica il codice nuovo prima di tutti gli altri e si vede su quelli che effetto fa. Magari è utile avere nel caso di Puppet, dove di fatto il change non è veicolato da una stazione che io decido di eseguire quando voglio, ma è veicolato da una... appena il codice nuovo va sul server, Puppet server, questo entro 30 minuti di default si propaga in infrastruttura. Quindi in questi casi, se mi accorgo che ho fatto un errore grave che impatta tutti i nodi, magari la cosa migliore da fare è avere un modo veloce per spegnere Puppet il server, disattivare la possibilità che il server fornisca codice pacato o pericoloso. Poi, quando servono questi strumenti? Credo che un po' tutti di voi ci siano incappati. Si ha a che fare con diversi tipi di progetti. I più belli sono quando si parte da zero. Greenfield, tutto nuovo, tutto bello, tutto figo, lo facciamo come ci pare a noi, con tutte le cose al posto giusto, precise, così via, che poi chiaramente dopo poche settimane diventa la solito spaghetti code. Però sostanzialmente in questi casi è utile ed è comodo partire a disegnare la propria infrastruttura con strumenti di Connection Management partendo da zero, con magari sistemi operativi standardizzati, con stack applicati e stack di linguaggi possibilmente standardizzati, ma se non lo sono comunque standardizzata la gestione dei singoli stack, e con l'idea che comunque se parto da zero devo fare qualcosa in fretta per poter iniziare a mettere su, implementare l'infrastruttura. E ha senso partire le cose più comuni, quindi tipicamente cosa vado a configurare, ad automatizzare, a gestire con uno strumento di Connection Management, che questa è tutti comune a tutti i server, quelle risorse che so che bene o male su tutte le macchine devo gestire. Poi posso iniziare a pensare di applicare e gestire l'automazione, le configurazioni delle singole applicazioni che vado a gestire, a lavorare. Sempre ha senso poi ovviamente chiedersi quanti benefici ha fare automatizzare certe cose, quanto è comodo automatizzare, non so, setup che magari è complicato, magari chiede una GUI interattiva di un'applicazione che poi faccio una volta soltanto la vita, che ne so, il mio server gira interno. Posso anche automatizzare l'installazione e la configurazione di gira, ci sta, ma fallo dopo che hai fatto tutto il resto, che il tuo server gira, tanto una volta l'hai fatto, e il tuo pet che ti porterà lì per anni, e di solito non devi reinstallarlo da zero. Altre cose che sostanzialmente, e forse la problematica maggiore che chi ha a che fare con lo strumento di Connection Management deve affrontare è come impostare il proprio codice, come organizzare il proprio codice con cui rappresentare l'infrastruttura in un modo che sia estendibile, adattabile a future variazioni, facile da usare, facile da gestire, insomma che abbia tutte quelle caratteristiche che rendano pulire il codice poi gestibile e mantenibile. E qui, bene o male, si possono applicare le stesse logiche di clean coding che si applicano per quando si scrivono codici per normali linguaggi. Quindi isolare i singoli componenti, se faccio un modulo per Apache, tanto per concretizzare il discorso, quel modulo deve gestire solo Apache. Se devo fare un modulo per WordPress, devo dire magari un WordPress ha bisogno di Apache, ma quel modulo di WordPress non dovrà gestirsi anche le configurazioni di Apache direttamente o gestire Apache direttamente, perché sennò inizio a creare dipendenze fra moduli diversi o fare moduli che fanno certe cose che poi non posso utilizzare in altri contesti e così via. Quindi è sempre utile cercare di dividere, fare singole unità di configurazione, singole unità di automazione e poi magari successivamente trovo il modo di mettere insieme in modo più comodo. Quindi magari posso iniziare in modo semplice o poche cose gestire, casi molto semplici, faccio le mie automazioni per gestirle e poi quando scalo, quando cresco, quando anche magari la mia consapevolezza e conoscenza del mezzo me lo permette, riorganizzo i singoli pezzi di Lego in modo un pochino più strutturato. Però se i singoli pezzi di Lego sono indipendenti, senza connections e connessioni fra interdipendenze fra di loro, è molto più semplice poi rigiocarsi e riposizionarsi.
Poi, vabbè, il documentario, sono contro la documentazione nel principio, però in realtà è a un certo punto ha senso documentare il codice dove c'è e documentare quello che non è autoesplicativo da parte del codice, perché se uno legge il codice in teoria in qualche modo capisce come è fatta l'infrastruttura, quando vedi il codice Puppet o Chef o così via. E non c'è bisogno che tu spieghi il linguaggio in sé. Quello che ha senso spiegare sono le caratteristiche particolari del proprio codice, perché uno mette una certa variabile come la calcola, perché si aspetta di fare certi pezzi in un certo modo. Insomma, spiegare quello che non è ovvio e non è evidente, semplicemente leggendo il codice. Ah, vado avanti, scusate, vado indietro. Documentare. Brownfield Migrations invece dove devo introdurre un'automazione su un'infrastruttura esistente, oppure ho uno strumento che la già gestisce ma voglio cambiarlo, insomma tutti quei scenari un pochino più complicati, perché si lavora sulla produzione, sono cioè un sistema che magari erano già un servizio. Quindi si applica una serie di complicazioni maggiori, cioè non si è più il mondo verde, come dire, posso anche sbagliare, posso essere più reckless nel cambiamento del perché non ero ancora nessuna nella produzione. In questi casi maggiore cautela, anche qui stesse logiche di valutazione del benefit fra tempo che ci impiega a fare certe cose. Le volte che devo fare, che dovrei fare quelle cose a mano, se sono cose che devono essere ripetute, e quindi anche il tempo totale, non il tempo singolo, la singola unità di intervento, e fare prima le cose più importanti, le cose che magari anche cogliere i loro lingua fruits, cioè le cose più semplici, che hanno un maggiore beneficio. Tempo risparmiato, tempo perso a automatizzare, e poi ovviamente se ho sistemi vecchi, legacy, dove magari non gira neanche la gente, se usa una gente, comunque non è facile gestirli perché sono vecchi servizi di vecchie versioni e così via, e sono macchine destinate a morire, mia opinione, non hai anche bisogno di necessariamente gestire e automatizzare. Fallo dopo, al limite, quando hai fatto tutto il resto. Quindi priorità minore. Altre cose che tipicamente si ha a che fare quando si lavora con questi strumenti è automatizzare le proprie applicazioni. Quindi un'azienda può avere magari usare tanto software comune, giustamente, come normalmente accade, ma poi c'ha il proprio software che va deployato, gestito, configurato, così. In questi casi è fondamentale, come diceva anche una cioè l'interazione tra sviluppatori, chi fa il codice e chi gestisce l'infrastruttura per erogare questo codice. E anche l'interazione sulle decisioni comuni su quali sono le interfacce, perché poi alla fine magari l'atto configurazione, ad esempio Puppet, se uno lavora con Puppet, lavora con Aira. Con Aira i dati dell'infrastruttura sono messi magari su file YAML. Abbiamo sempre degli anni e mezzo. Con YAML, quello che è importante per chi è l'utente finale della nostra infrastruttura, quindi lo sviluppatore, non ha bisogno che lui sa, non c'è bisogno che lui sappia Puppet, non c'è bisogno che sappia niente di Puppet. Basta che gli si spieghi quali sono i parametri da mettere su Aira per ottenere, quindi su YAML, magari, e la logica di Aira per ottenere le configurazioni che si vogliono. E i nomi di questi parametri, quali parametri servono, cosa serve parametrizzare, cosa non serve parametrizzare la propria infrastruttura perché è comune e così via, sono tutte cose che vanno definite in comune con gli esperti del domino, gli sviluppatori dell'applicazione, gli utenti finali, che poi magari sono le stesse persone, cioè sono quelli che devono chiedere cambiamenti, una configurazione, cose che riguardano l'applicazione, che impattano la gestione dei sistemi. E quindi se si sono condivise insieme queste scelte poi diventa anche molto più facile permettere quello che è poi il vantaggio finale da parte del sistemista, di poter avere un'interfaccia semplice nel proprio strumento di production management. Cioè se io facilmente permetto di poter, quando c'è una nuova richiesta di change, devo creare una nuova applicazione o cambiare una configurazione all'applicazione, aggiungere un utente con certi chiavi o qualsiasi altra attività che può essere legata al sistema, che può essere richiesta dall'esterno, se metto il richiedente nelle condizioni lui stesso di prepararmi il codice con una git request, un git pull request, che poi io devo semplicemente accettare, ho già fatto fare tre quarti del lavoro, cioè faccio fare il lavoro agli altri, che vuoi fare.
geniale, bisogna farlo sta cosa. Sostanzialmente no, in realtà è un modo migliore per anche stabilire maggiore comunicazione con le interfacce, quelli che ti chiedono di fare le cose. La risposta migliore è farla tu, ti spiego come farla. Ma perché poi una volta che capisci come farla, è anche più sacco, più facile farla, la può fare facilmente, spesso la ottieni più velocemente, poi è la cosa più fondamentale. Allora, vabbè, un po' di considerazioni su quando si deve fare un aggiornamento del codice, questo vale un po' per PAP, perché non so quanto per altri strumenti. In passato, adesso è cambiata un po' la situazione, poi in passato quando c'era una major release di Puppet cambiava parecchio nel codice con cui si scrive nel linguaggio di Puppet, e spesso l'upgrade delle poche infrastrutture, cioè di Puppet, la poca infrastruttura diventava complicato perché bisognava riscrivere o riadattare il proprio codice. È un discreto effort, se vogliamo. Adesso, questa cosa è un po' venuta meno, però insomma è sempre un problema comune che si ha, che si può avere. Di conseguenza, gestire una migrazione comporta seguire, cioè, una serie di passaggi, una serie di misure che poi sostanzialmente si possono riassumere in fare un passo alla volta, farlo per tipo di server alla volta. Quindi devo migrare il mio modulo Apache, non dovrei tornare in pena. Devo aggiornare Puppet, devo verificare se questo modulo funziona. E l'approccio può essere tranquillamente, metto in piedi un'altra macchina Puppet, ci faccio il mio codice, eventualmente lì valuto come gestire la migrazione, però tipicamente la migrazione deve essere, se non sono salti grossi, diventa una migrazione in place, cioè io aggiorno il mio server, ho fatto tutti i test del caso e poi va. Però anche qui è forse l'unico caso quando si fa refactoring di codice in cui gli unit test hanno senso per il codice Puppet o comunque per il codice infrastruttura, per come la vedo io. Perché tipicamente scrivere gli unit test, la classica attività che sì, è bella, è figa, ti conto di farlo, ma porta via tempo. Più tempo a fare il test e scrivere il codice. E poi giustamente la lunga ripagano soprattutto in casi come questi, dove devi identificare che il tuo codice non cambi quello che fa sul sistema in qualche modo, anche cambiandone un po' di dire, facendo un po' di refactoring. Però vabbè, insomma, per quanto mi riguarda c'è sempre da valutare un effort, cioè il trade e la differenza tra il benefit che si ha a fare il unit test e l'effort nello scrivere. Altra cosa, il dei valori, cioè cosa fa un sistemista quando ha a che fare con lo strumento di commercial management? Smette di fare SSH sui server, fa git tutto il giorno praticamente. E non so se vi ritrovate in queste questi casi. Tipicamente si sì, poi lavora con fare YAML, però se non è YAML, se non scrivi YAML non c'è nessuno, no? Per cui non c'è tool che cambia qualcosa che abbia a fare con YAML. Quindi attenti agli spazi. Alla fine, un'infrastruttura, diciamo, matura, dove il commercial management è arrivato a coprire e autorizzare la gestione di server in modo, come dire, completo o maggiormente completo, in teoria, il change è soltanto un change nei dati. Non scrivo mai codice nuovo, non dovrei scrivere codice nuovo. Se devo scrivere codice nuovo è per fare cose nuove. Ma visto che la mia infrastruttura è matura, le cose nuove non... vabbè, le faccio, ma normalmente il day by day diventa... metto qualche dato da qualche parte per ottenere il stato richiesto necessario sul mio server. E quindi un po' di sostituire, prima, nel momento in cui qualche dato, magari un formato semplice o YAML, diventa anche più facile delegare chi mette il dato, quindi lasciare che sia la stessa persona che richiede, spiegargli come fare, quali sono le interfacce, i parametri da usare, e lasciare a lui la configurazione stessa delle sue applicazioni. E poi, visto che l'attività tipica dei validay quando si fa commercial management è: prendo il ticket, c'è qualcosa da fare, lo prendo in carico, scrivo quello che mi serve scrivere nel mio codice di infrastruttura per fare quello che mi serve fare, testo la cosa, faccio il deploy e poi una volta che ho copiato il mio codice sul mio server, nel caso di Puppet, nel caso di Ansio, insomma, lo applico e verifico che poi alla fine sia tutto funzionante come prima. Tutti questi step, che sono diversi, anche per una modifica triviale, va da sé, più riesco a automatizzarli, e meglio è. Quindi se poi riesco a automatizzare tutto il ciclo, no,
parte fare forse non si riesce a manifestare in fondo, perché qualcuno deve essere qualcosa da qualche parte, però tutto il resto, se si riesce a automatizzare, va da sé. Il vantaggio è notevole. Vabbè, test, io ve l'ho detto, io sui test sono un po' un cattivo esempio. Sono un cattivo esempio. No, a me sono sbagliato quindi. O meglio, un approccio un pochino, cioè per quello che ho detto io, il test deve essere molto partire dal terra terra. Cioè, devo tutto quello che volete, ma alla fine un'applicazione per funzionare non è, se è un'applicazione web, magari ho una paginetta che faccio una richiesta, se mi tornano 200, so già che quell'applicazione sta già funzionando. Vedo che la paginetta web, che è stata una paginetta di test, fa tutta una serie di test che servono per verificare che i database siano accessibili, che tutto quello che serve per far funzionare l'applicazione sia funzionante. Questa cosa per uno sviluppatore è facile da fare. Se tu coinvolgi lo sviluppatore e dici, ok, oltre alla tua applicazione web bellissima, cambi una paginetta di test. Ti metti d'accordo su quale l'interfaccia, cosa deve esserci scritto sulla paginetta, o se basta un record code di 200 per dire va tutto bene, magari farne anche più di una se devo testare diversi componenti, e la mia, il mio test, se tutto va bene, alla fine guarda, magari fa una fughetta, brutalmente parlando, a una certa pagina, e se quella ritorna quello che mi aspetto, sono a posto. Se questo singolo pezzettino di test è uno scrittino brutale, banale, comunque lo faccio. All'inizio lo faccio, magari lo lancio a mano per testare che tutto sia a posto. Vi assicuro che è più comodo lanciare uno scrittino che aprire una pagina lungosa. Poi, guarda sé, che se uno scrittino è un attimo integrarlo in qualsiasi strumento e di monitoraggio e di continuous integration e di remote test o interfacce o qualsiasi cosa. Quindi diventa poi facile crearci intorno e usare gli strumenti poi di fatto di test, di CI che si può utilizzare partendo dal pezzettino singolo. Quindi, per come vedo io, se si deve proprio testare, si deve testare, il test, quando si parla di infrastruttura scope, deve essere il test sull'effetto finale del change che io faccio sui sistemi, prima di fare magari il test sul codice di unit test e così così via. E a quel punto il test finale veramente posso anche usare strumenti e ci sono in spec o serve a spec, che è un po' il suo progenitore e così via, che come dire, permettono di scrivere test che verificano appunto lo stato di servizi, contenuti di file, porte e così via. E se arrivo a usare quelli anche lì. Però non è strettamente necessario. Veramente alla fine basta uno script che è eseguibile, che ti verifica se è esecutivo 0, è tutto a posto. Poi come lancio quello script diventa poi un di cui. E una volta che ce l'hai, puoi usare tutto quello che serve. Poi va bene. Il review è sempre importante, lo dico sempre, quello forse sì, più dei test, però anche lì c'è il problema che poi devi spesso applicato. Tu hai magari un'infrastruttura complessa, magari hai team che lavorano sull'infrastruttura e quindi sul relativo codice, ci sono delle strong policy sulla peer review, e però poi alla fine la gente va a farsi quasi l'auto-approve perché fa in fretta il suo change. Quindi alla fine diventa spesso un come viene applicato il processo che fa la differenza tra un buon processo e un cattivo processo. Sei d'accordo? Così, vedo totale silenzio, disinteresse, gente in fondo che... Vabbè, dai, andiamo avanti. La gente e gli strumenti. No, si parla di DevOps, se non parli di people, quando si parla di DevOps è una roba. E lo strumento, vedete, ho parlato di Puppet nel titolo, non ho parlato molto di Puppet nella discussione, perché in realtà lo strumento non è discorso. E quello che sempre io da naif un po' terra terra dico è importante partire con lo strumento che si conosce meglio. Poi è vero che uno dice fa così non impara niente di nuovo, però anche è vero che come dire, lo dico sempre, uno può fare una grandissima cosa sviluppando in Visual Basic o una cosa pessima sviluppando in C++, che va magari molto più lento. Non è in sé il linguaggio lo strumento che fa la differenza, ma quanto bene lo conosci. E quindi quanto bene sei in grado di generalizzare una soluzione che gestisce, ti permette di gestire la tua struttura come serve. E quindi, visto che poi magari non si nasce imparati, ha anche senso chiedere agli esperti. Guarda, se uno ti si presenta come esperto padre, chiede agli esperti. È vero, non è che voglio vendere me stesso, però se ci pensate,
se si deve disegnare un'infrastruttura di configuration management, magari si parte da zero, con conoscenze scarse sullo strumento, magari parte da Ansible perché è facile, poi dopo 300 nodi, già lui conosce, si è messo, hanno messo 45 minuti per applicare le configurazioni su 9 nodi, ho detto, posso scegliere uno strumento meglio, e sto tempo. Però è vero, se ci pensate, più conosce lo strumento, più sei in grado di usarlo bene e meglio, ma all'inizio, che poi è la parte più critica, quando imposti la tua, il codice, la tua infrastruttura e così via, secondo me un po' di aiuto da quelli che l'hanno già vista, queste cose l'hanno già fatte, ti fa risparmiare un sacco di possibili errori, da cui sicuramente si impara sempre, però non ci si fa anche male a volte e poi si perde un sacco di tempo. Quindi chiedere a chi magari queste cose l'ha già fatte o le ha già viste o è più esperto su quello strumento per impostare le cose in un certo modo. E quindi va da sé l'implementazione finale fa la differenza. Io posso scrivere un'infrastruttura, definire con Puppet, sono abbastanza convinto che con Puppet posso gestire la via di Dio, ma sono anche abbastanza convinto che con Puppet posso fare dei disastri pazzeschi in termini di complessità del codice, complessità dell'infrastruttura, gestibilità e così via. Qui la differenza dipende un po' da esperienza e conoscenza. E poi non trascuriamo il fatto che di fatto non c'è mai ormai uno strumento. Ci sono, c'è questa foresta di strumenti che sono interoperabili tra di loro e non è non comune trovare Ansible che lancia Puppet, che configura per Kubernetes o che configura Ansible e che ha intento di ibridazioni varie in diversi modi. Un po' collegato al discorso di prima, poi quella base DevOps. Credo che queste cose sono tutti concetti che voi già sapete, conoscete, quindi potete anche chiedere cosa sono qua a fare, io direi non lo so, ascoltate, pazientate ancora 20 minuti. Conoscenza va condivisa, cioè quando si lavora soprattutto con questi strumenti che sono così pervasivi, che sono quelli che ti configurano la tua infrastruttura, è bene che tutti gli altri attori coinvolti, non dico che debbano conoscere lo strumento, chi ci deve mettere le mani sì, in qualche modo, magari a diversi livelli, magari delegando diversi tipi di change, diversi tipi di persone, a seconda della difficoltà del cambiamento, però è sempre quello che fa la differenza. Conosci lo strumento, lo usi meglio, sei meno spaventato dall'uso dello strumento, quindi non lo rifiuti, e quindi quando si va in un lavoro, se anche questo genere di infrastrutture magari gestite a mano, c'è la classica barriera del sistemista old school che dice ma in realtà quel sistemista, poi se un nuovo sistemista comunque apprezza l'automazione perché gli permette di risparmiare tempo. E quindi l'eventuale diffidenza iniziale è semplicemente diffidenza legata alla scarsa conoscenza, praticamente non conosco uno strumento, non ci sono le mani bene, non mi sento a mio agio ad averci a che fare e quindi fa schifo subito. E in realtà la conoscenza fa la differenza. E poi è vero, è sempre importante capire il feedback dagli utenti. Gli utenti in questo caso sono magari le persone che devono scrivere il codice Puppet per le loro cose, o magari che chiedono di fare change basate sul codice Puppet, scusate, o qualsiasi altro strumento simile. E in questo caso, più è conosciuta la logica dello strumento, come lavora, come funziona, meglio è. Cioè, se io ti dico, devo fare un setup della mia applicazione, fare questa cosa qua, lancio questo script qua. Va bene, in teoria posso anche replicare l'esecuzione dello script, faccio un exec su Puppet, su Ansible, un run di un comando che esiste già, e fatto la cosa. Poi bisogna capire come riesce a parametrizzare, come riesce a gestire nel tempo questa configurazione, per cui, se per esempio si fa di Puppet, quello che ha senso fare è, sì, ma questo script cosa farà? Magari fa una serie di uninstall, di VI, di sed su file, cioè va a cambiare cose che sono cose che tipicamente gestisci con lo strumento di Fresh Management. Quindi seziona il tuo script nelle singole cose che farà. Vuole questi pacchetti installati, questi servizi presenti, questi utenti presenti, questi file con questi contenuti, questi permessi, e riproduce la stessa cosa con il codice del tuo strumento scelto. Quindi se tu fai e spieghi, guarda che Puppet, parliamo di Puppet per esempio, lavora in termini di estrazione sulle risorse che gestisci. Quindi tu parli di quali pacchetti vuoi installare, quali sono i contenuti dei file che vuoi gestire,
come questi contenuti di file cambiano nell'infrastruttura a seconda dell'ambiente, del ruolo, del data center, della tua macchina. Poi io ci penso, io che sono l'esperto di Puppet, a fare il codicino e poi ti metti in condizione di dire cambi queste due righe in gamma e ottieni il risultato che ti serve. Però se chi è il tuo interlocutore sa un po' la logica che c'è dietro allo strumento che viene utilizzato, diventa poi più facile per lui fornirti le informazioni che servono a te, nel formato delle virgolette che servono a te. Allora, Puppet, Ansible, Chef, Salt, CentOS, non c'è Kubernetes, non è un caso, per questo li chiamiamo, definirei Configuration Management Tool classici, quelli che del mondo pre-cloud nativo, e che di fatto hanno risolto una serie di problemi, risolvono una serie di problemi reali del passato e del presente. Con questi strumenti, di fatto adesso è possibile gestire in modo centralizzato, controllato, l'automazione dell'intera infrastruttura, e non è soltanto un'infrastruttura di server Linux o Windows, è anche il firewall, il router, il sistema di load balancer o il sistema di storage. Si possono gestire anche queste cose più o meno bene a seconda dello strumento, ma si gestiscono. Quindi, cosa non riescono a gestire bene? Quello che dovevi mettere nel titolo per io la No, quello che è, esatto, quello che lo mette nel bravo, hai ragione, capito dopo. Quello che lo mette nel titolo prende la sala. E voi dite però, cioè tutto quello che è un mondo programmativo sostanzialmente. O meglio, che cosa non riescono a gestire? L'orchestrazione e quei container. Ma poi, se ti hai un Kubernetes in casa, chi l'ha messo in piedi? Come lo metti in piedi? No, il Kubernetes, come li configuri e li gestisci? Mano? E di qui passo al prossimo passo, il futuro. Facciamo un po' i futuristi. Non ci vuole niente a parlare. Tanto. Noi ci vediamo tra 10 anni poi con la telecamera. Il futuro in realtà, per molti aspetti, lo possiamo già intravedere. Nel mondo IT abbiamo ancora i mainframe in giro, gente e tecnologia del secolo scorso. E ci sono in giro, ma non soltanto un mainframe, ci sono vecchi Linux, ci sono vecchi Solaris, c'era un mondo senza System D, cioè esistono una serie di cose che esistevano, cioè, e c'è ancora questa roba in giro. E quando vado in giro a fare cose su Puppet, anche se dove ci sono infrastrutture Puppet esistenti, non c'è mai spesso la copertura totale, completa, l'automazione completa. Quando va bene c'è l'automazione completa, è sempre difficile, ma nella maggior parte dei casi c'è tutto un mondo da automatizzare. Prima ancora di pensare a automatizzare la tua applicazione e deployarla distribuita sul cloud, noi siamo in un mondo dove l'applicazone è installata a mano con tarball sul server fisico, installato col CD-ROM in alcuni casi. Quello che sembra strano, ma credo che si d'accordo con me che nel mondo IT, che è vasto, enorme, variegato e complesso, come ci sono le vette di automazione della Netflix dove dici minchia, fanno tutto così, e ci sono anche posti, magari anche aziende grosse con un sacco di server da gestire a mano. Allora, di cosa stiamo parlando? Kubernetes, hai voglia quando arriverai il Kubernetes, poi magari c'è il salto tecnologico, per cui quando ci sarà da rinnovare il parco applicazioni, uno dice i sviluppatori diranno sicuramente, quelli che sono davanti a pensare, facciamolo con Kubernetes. Bene, e ci sta, e ci sarà questa cosa, c'è già. Cioè, c'è già una migrazione massiccia di quello che gira sui data center sempre più su un container. Però ci sarà ancora il server fisico, ci sarà ancora Oracle fra 10 anni, e dico la profezia, ci saranno ancora tutta una serie di cose che sono ancora adesso attualizzate, sono ancora cose che erano utilizzate 10 anni fa. Sicuramente in percentuali diverse, non so se in numeri diversi, perché l'IT cresce, non diminuisce, cioè la quantità di roba che c'è in giro, che ha un IP, è destinata comunque a crescere esponenzialmente, non a diminuire. Per cui anche se probabilmente, anzi direi sicuramente, e ci sta ed è positivo, molta di questa IT, molte di queste cose nuove da gestire, no? Molti nuovi servizi con cui avremo a che fare su internet saranno cose che girano sul container, è anche vero che avremo un sacco di roba sulla
quelli virtuali, sono fisici e ibridazioni di tutti i generi. Per cui sempre più vale a gestire, sempre maggiore complessità, sempre necessità ancora di più di avere qualcosa che ci aiuta a gestire con l'automatico. Se no, qualche strumento di qualche natura ci sarà sempre. Non sarà Puppet, o Puppet gestirà una parte di infrastruttura perché poi, quando si tratta di coordinare la tua applicazione di infrastruttura container, poi usi Kubernetes. Ci sta. Magari Kubernetes non ce l'hai neanche tu in casa, perché alla fine ti troverai a fare un file YAML che tutti ha Google Engine. Qualcuno fa così, qualcuno fa già così. Ci sarà tutto e contrario di tutto, per quello che dico io. Ci saranno aziende totalmente in cloud, dove forse veramente un vero sistemista di azienda classica non servirà mai, perché non sa come un server da gestire, perché le applicazioni di tutto quello che è usato in un'azienda sono o IaaS, no, IaaS no, a questo punto sono PaaS, o servizi su cloud, per quanto gestisci per te, e ci sono questi casi, ma ci sono anche un sacco di altre aziende con un sacco di altri sistemi interni che magari non sono su cloud, che saranno su cloud, ma su macchine virtuali che poi vanno gestiti, quindi ci deve essere qualcuno che lo gestisce e sostanzialmente siamo noi. Il we è, vedete, in coglie, quindi potrebbe essere anche una macchina, non soltanto un umano, chi lo sa. Va bene, chiudo, anche perché quanto manca? Sacco di tempo. Ultimo suggerimento. Non credo di aver detto niente di stratosferico, anzi forse un po' di banalità. Banalità ho detto. Sì, ha detto questo. Sì, è come un senso, cioè niente di nuovo, insomma, mi sembra di poter dire. C'è una cosa che non è nuova, che però è più importante. Qualsiasi argomento, qualsiasi lavoro, qualsiasi progetto, qualsiasi problema con cui si ha a che fare, con cui magari si interagisce con altri, ha sempre senso chiedersi le solite questioni base. Chi? Io che cosa? Di cosa stiamo parlando? Qual è il problema di cui stiamo affrontando? Chi? Why? Cioè, anzi, cosa? Why? Perché io devo fare una certa cosa? Qual è il motivo che ci sta dietro? Chi ci lavora intorno? Dove si deve intervenire a livello di informatica, di trovare le macchine, di codice, di infrastrutture? Quando? A quel punto l'AO diventa quasi un di cui. Cioè, come fare le cose? Quando è tutto chiaro, sono già chiare le risposte a queste domande e soprattutto sono risposte condivise fra tutti gli stakeholders interessati, tutto il resto diventa un di cui, diventa anche poi facile. Niente, era questo il finale con cui volevo salutare.